Ciao e ben ritornato sul mio canale. Innanzitutto vi volevo ringraziare per la quantità di commenti positivi che mi avete mandato. Grazie davvero. Per me è un attestato di stima. Io sono come mi vedete, sono una persona vera. Non sto sul tubo per raccontarvi favole. Parlo di quello che sento, di quello che sono, senza peli sulla lingua, ok? Oggi volevo fare un video un pochino diverso. Vi volevo raccontare la storia delle mie band, come è iniziata l'amore per la batteria, eccetera, eccetera. Ok? Iniziamo. Allora, io ho iniziato tardi a suonare la batteria. Ho iniziato a 18 anni, ma ascoltare metal ho iniziato molto, ma molto prima, 14-15 anni. E ho cominciato, quindi praticamente fine anni 80, 88 precisamente. E ho cominciato con i Guns N' Roses, a band che piace ancora, Appetite for Destruction. E poi subito dopo Metallica, i primi dei Metallica, quindi Kill 'Em All, Ride the Lightning, poi Ozzy Osbourne, il periodo di No Rest for the Wicked, che ancora oggi è il mio disco preferito di Ozzy, e non solo di Ozzy, e Wasp, Heads, Children, Halloween, Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2, Metal Church. Questi erano i miei ascolti, Vicious Rumors, ancora oggi lo sono in realtà. Ho sentito subito un amore viscerale per questa musica, perché praticamente, come ho detto in diversi video, mi rispecchiava. Non dovevo diventare qualcos'altro ascoltandola, perché molte volte capitano queste cose, dice, ah, ho scoperto il metal, divento metallaro. No. Ero già così, ma poi che cosa vuol dire essere metallaro? Metallaro vuol dire essere libero qui, cioè non farsi influenzare da mode, non farsi influenzare da quello che la società ti detta, guardare i programmi che tutti guardano. Devi essere libero, questo è il metal. Cercare te stesso sempre e comunque senza compromessi, lottare contro il potente ingiusto, contro le prepotenze, tutto questo è essere metal. E poi c'è questa cosa bellissima che è la fratellanza, che quando ci si vede con una maglietta di un gruppo, mi è capitato proprio ieri, ho incontrato un ragazzo che non conoscevo, ah, la maglietta di Ozzy, ci siamo stretti la mano e ci siamo salutati. Questa è la magia che solo il metal ti dà. Comunque, ritorniamo al video. Ho iniziato a suonare all'età di 18 anni e in testa avevo soltanto il metal. Ho iniziato prendendo lezioni, ma ero un allievo poco studioso, diciamo. Io volevo già fare le canzoni, volevo già suonare, ero proiettato a questo. Non ho mai avuto piacere nel suonare le cover, lo facevo per imparare, ma quello che volevo è creare musica mia, e cercare di lavorare con la musica. Nei primi anni dei 90, i primi anni 90, formammo una band con degli amici. Non eravamo sti grandi musicisti, parliamoci chiaro. E a me venne in mente di chiamarla Electrocution. Electrocution è il nome di una canzone dei Sodom. Allora, oltre che ascoltare il metal classico, mi piaceva molto il thrash metal di tutti i tipi, dai Metallica, Testament, Slayer, al thrash europeo. Adoravo il thrash europeo, lo adoro ancora. Creator, Sodom, Destruction, uno dei miei gruppi, allora erano uno dei miei gruppi preferiti, poi li ho conosciuti, ho cambiato un pochino idea, però musicalmente sono devastanti. Comunque,
e suonavamo praticamente del thrash death, facemmo anche un demo tanti anni fa, non ricordo l'anno preciso, è i primi del 90. E quel demo ci portò un po' di visibilità, suonavamo spesso in giro, ma ripeto, eravamo veramente alle prime armi. Dopo entrò nel gruppo un secondo chitarrista. Io non farò nomi perché non voglio nominare persone che non sanno niente di questo video. E una volta che entrò questo chitarrista nel nostro gruppo, eravamo già a due chitarre e un basso, però poi il bassista se ne andò. Entrò il chitarrista e il primo chitarrista si mise a suonare il basso. Cambiammo nome e cambiammo anche genere. Volevamo suonare black metal. Allora stiamo parlando dei primi anni 90, quindi il black metal che arrivava era veramente underground. E a me affascinava molto. Come mi affascina tuttora, era un genere oscuro, dark nel vero senso della parola, e esordimmo su una compilation con il pezzo Dark Maids, quindi noi ci chiamavamo From Depths, e esordimmo su una compilation e il pezzo si chiamava Dark Maids, vicoli oscuri praticamente. Il pezzo era bellissimo, era veramente bello e era una sorta di doom black. Poi iniziamo a spostarci su qualcosa di più veloce, ma di più sinfonico. Ed è qua c'è stata la vera nascita dei From Depths. Praticamente siamo stati, penso, il primo gruppo in Italia a suonare black metal sinfonico. Facemmo due dischi, un 33 che però in realtà era un 45 giri. Burning Eyes, e poi finalmente il full leg, De Profundis Clamavi nel 97. Ci arrivammo più tardi a fare il full leg, però era praticamente qualcosa di veramente originale rispetto a quello che si sentiva in giro. Tastiere, voci femminili, voci scream, avevamo due voci, mio fratello Fabio Galluori e un'altra voce, tutte e due voci scream che alcune volte cantavano anche in pulito. Nel disco c'era anche un pezzo dark di cui scrissi io il testo. Ripeto, non eravamo sti grandi musicisti, ma quello che veniva fuori era della bella musica davvero. E non lo dico perché era il mio gruppo, ma veniva apprezzata dappertutto. Arrivavamo anche in Norvegia, ci ascoltavano un po' dovunque, stavamo su tutte le fanzine, allora si portavano questi giornali autoprodotti. Erano veramente l'unico modo per conoscere gruppi super underground. E noi cominciammo a muoverci bene. Poi eravamo famosi per fare dei concerti molto estremi, con del sangue, del fuoco. Uscimmo addirittura su dei giornali molto popolari e non per cose positive. Comunque, niente di. Facemmo un concerto bellissimo, praticamente era in un asilo, in un centro sociale, che da noi si chiama asilo politico, e lì praticamente mettemmo dei bracieri con delle fiamme altissime, ci facemmo aiutare da un amico che era esperto in queste cose, sangue, war paint, eravamo veramente estremi. Queste cose non si vedevano allora. Stiamo parlando sempre dei primi del 90. Il disco poi uscì nel 97, ma i pezzi erano pronti già anni prima. Ma l'amore per l'heavy metal classico non era mai sopito, non era mai morto.
continuavo ad ascoltare, oltre che il black, il thrash death, tipo Sepultura, il death, anche alla Morbid Angel, eccetera, ma continuavo ad ascoltare i gruppi che ho sempre amato, Ozzy Osbourne, Judas Priest. E allora con mio fratello decidemmo, ok, suoniamo black metal, però vogliamo fare qualcosa che si avvicina ancora di più ai nostri gusti. Io ho sempre ascoltato bene o male tutto il metal, quindi non avevo problemi. Cioè, a me, tra l'altro, il black metal piaceva molto, perché per me, essendo nato arrabbiato, era veramente uno sfogo. E poi eravamo molto uniti con la band. Però con mio fratello decidemmo di avvicinarci a quello che era il nostro genere preferito, e quindi heavy metal. E proprio uno dei front apps ci suggerì: perché non vi chiamate Heimdall? Heimdall praticamente è il guardiano del Bifrost, parliamo di mitologia norrena praticamente. E quindi nacquero gli Heimdall, stiamo parlando del 94, gli Heimdall sono nati nel 94. Iniziamo a comporre i primi pezzi, suonavamo sia con i Front Depths che con gli Heimdall. Poi cominciamo a prendere dei musicisti di spessore negli Heimdall: il bassista Gianni Canu, il chitarrista Carmelo Claps, che considero due musicisti, glielo dico a parte, glielo dico col cuore aperto, due musicisti eccezionali. E iniziamo a creare dei pezzi. Prima i pezzi erano un heavy metal con qualche venatura progressiva che veniva sicuramente da alcuni ascolti tipo Queen's Reich, un po' di Dream Theater, ma ci affascinava anche molto il power metal degli Helloween. Quindi i primi pezzi tipo Lord of the Sky, che è un nostro classico, lo componemmo in quegli anni. Nel 97 uscì il nostro demo tape, primo demo tape, quattro pezzi con Lord of the Sky, Bifrost, eccetera, dei pezzi che dopo sul disco andarono molto bene. Facemmo girare il demo, allora i demo si facevano girare anche con il passaparola, fanzine e tutto. Era un demo in CD in realtà. E il nome cominciò a girare, piaceva un po' a tutti questo perché noi non era un power metal scanzonato, era un power metal bello, bello duro, cioè prendevamo la parte più dura, perché poi venivano fuori le influenze tipo Metal Church, Vicious Rumors, e quindi si univa un po' questo power metal americano con il power metal europeo.